Grazie per questa invitazione, sono molto contento di stare in trovare una scusa per stare in Italia è sempre un'occasione buonissima per trovare gli amici, per trovare l'Italia e per bere ogni volta cose positive nell'ambiente specifico della nostra professione. Voglio cominciare facendo una modificazione o un'osservazione al titolo di questa conferenza. Vedo che dice Lectio Magistralis Oriol Bohigas. Devo dire che no, questo non è né una lezione e molto meno una lezione magistrale. Questo ho intentato di fare lo contrario di una lezione magistrale, intentare fare una conversazione più aperta, senza dogmatismo né magistralismi, e fare questo già con una prima idea di dividere la conferenza in due parti, una più o meno un'osservazione teorica sulla metodologia e un'altra sobre la visione di alcuni dei progetti che stiamo facendo in questo momento nello studio. De manera che più che una lezione, una conversazione che sarebbe buono poterla fare individualmente con tutti, ma che evidentemente non si può e non si riorganizza con un'apparenza di lezione magistrale, che cosa che non è. Un elemento molto sorpresivo nella vita attuale è ascoltare i politici quando fanno una operazione vicino alle elezioni. Voglio dire, l'attitudine di un politico in tutta l'Europa, in tutto il mondo, quando c'è un periodo di elezioni è una speciale situazione assurda, perché parlano di cose che non hanno niente da vedere con la realtà, ma che credono che sono cose che fanno un favore per la elezione della gente che non sa dove cercare il politico. Voglio dire che la campagna elettorale è sempre una campagna di mensonges, di non verità, di mentire, per avere una partecipazione di una parte più o meno non attiva dell'elettorato del paese. E io ho visto nelle ultime elezioni che si è prodotto un fatto molto interessante, che è la creazione di una frase che tutti i partiti politici l'hanno accettato come elemento fondamentale della sua ideologia. Dopo di quando c'è alcun partito politico, parlo dell'Spagna, mi pare che in tutta Europa la situazione è molto simile, quando a un partito politico se le pregunta qual è la sua idea della città, cosa deve essere la città, qual è la politica del suo partito nella evoluzione e nel sviluppo della città, la grande parte dei partiti politici di sinistra e evidentemente progressisti hanno una risposta che mi pare un'assurdità totale. Dicono no, la città non è la città è la gente che abita la città. A parte che questo mi pare un'assurdità grammaticale interpretativa, mi pare che è pericolosissima perché comporta un'attitudine in fronte della urbanistica molto svegliata. Prima è evidente che la città non è la gente della città, una cosa è un spazio dove si abita e l'altra cosa è l'elemento, il piccolo animale che abita questo spazio che si era costruito. Ma perché veramente forse si potrebbe dire la città è un spazio fatto per il genere umano, per la convivenza della gente. Questo sarebbe più o meno corretto, ma la città non è la gente, la città è l'architettura, la città è la costruzione, è la strada, è il tramway, il taxi, i servizi pubblici, soprattutto l'spazio pubblico che determina tutte le caratteristiche di quella città. Allora, una città che è soprattutto, si hanno fatto molti intenti di definizione della città e tutti sono soltanto approssimativi e non c'è bisogno di immaginare nuove definizioni, ma quello che si può dire veramente
è che la città è un spazio fondamentalmente artificiale, costruito per il genere umano per abitare meglio che nell'ambiente orribile della natura. La città è una lotta contro la natura, che ha vinto la città sopra la natura, perché nessuno vuole vivere nell'ambiente naturale, che sono ambienti impossibili, che non funzionano bene, che sono incomodissimi, che mata la vita umana molto frequentemente. La città è un invento artificiale per la lotta contro la natura e la lotta a favore della civilizzazione, che è esattamente questo, un compatto urbano che dà una forma di vita nuova alla gente, a parte della vita animale e selvaggia che è la natura. Ma allora se uno si pregunta perché c'è questa moda, di questa abbondanza di gente dicendo che la città è la gente? Io credo che per due ragioni importanti, le due. Importante ma molto contraddittoria. Si può dire forse che forse c'è un motivo, un sentito di carattere buono e positivo e un altro di carattere malo e molto negativo. Il positivo è che quando si dice questo che la città e la gente, si vuole significare, anche sia di una forma un po' svegliata, si vuole significare che quello che è importante di una città non è la sua struttura fisica, ma la sua capacità di promuovere una vita per il cittadino. Ma questo, detto di questa forma, è corretto, ma detto della forma della città e la gente è assolutamente incorretto. Allora, pensiamo che quando si dice questo si vuole dire che è molto importante al momento di determinare la forma fisica della città e tenere conto, sapere esattamente quali sono i bisogni sociali, politici, economici, storici del gruppo sociale che va a vivere a questa formulazione artificiale che è la città. Questo mi pare che è un tema molto positivo, che è relativamente nuovo nei lavori urbanistici, relativamente nuovo no, perché dal cominciamento della scienza urbanistica sempre ha avuto questa volontà di predefinizione, predefinizione politica della città. Ma questa insistenza che quello che è importante, quello che esiste realmente alla gente, vuol dire una capacità per interpretare questo elemento sociologico come un elemento fondamentale di partenza per la definizione di un programma urbano. Ma l'altra conseguenza mala è un'altra cosa, è che mi pare che con questa affermazione si confirma la scarsissima fede nel progetto architettonico. Quando si dice la città e la gente, che vuol dire? Che non vogliamo i monumenti architettonici, che non vogliamo il cemento, che non vogliamo l'asfalto, che non vogliamo l'architettura, che vogliamo una attenzione diretta al personaggio che è il cittadino. Questi sono due problemi insieme, quindi due negativi. Primo, che è una volontà di dare l'autorità alla forma di pensare del cittadino più che alla forma di pensare quello che ha fatto un programma politico per la città. Io sono molto critico con la partecipazione massiva del popolo alla definizione urbanistica di una città. Io credo che l'usuario della città non conosce sufficientemente il mondo tecnico o sociale o politico della città per dare un'opinione definitiva. Deve dare un'opinione come tutti, ma la definizione formale è un processo molto complicato nel quale non è possibile la partecipazione di persone che sono aliene alla realtà evolutiva del pensiero. Voglio dire che pertanto le due conseguenze negative, una conseguenza positiva è avere una predisposizione a pensare sociologicamente, e la negativa è che con questo si pretende eliminare la importanza della forma urbana, che allo stesso tempo è un elemento importante per definire
un programma politico della città, e per l'altra eliminare la partecipazione di questa forma urbana nella creazione dei criteri nuovi nella struttura sociale della città.